Ma perché siamo venuti a Sulawesi? Ecco, il motivo effettivamente non l'abbiamo mai realmente detto. La verità è che quando si pensa all'Indonesia, il primo pensiero va subito alla super famosa isola di Bali. E infatti, appena siamo arrivati a Makassar, la domanda che tutti ci hanno fatto è stata: ma perché non siete a Bali? Che ci fate qua? Sulawesi però è sempre stata la nostra prima scelta in questa fase di viaggio. Volevamo proprio venire qui. Ad attirarci da sempre, e con sempre intendo almeno gli ultimi 20 anni, è un luogo specifico di quest'isola. Oggi arriveremo proprio lì, nella terra dei Toraja. Ovviamente nulla girerà come avevamo previsto, ma tutto fa comunque parte del gioco. E che gioco! Alleniamo le mandibole perché anche oggi ci sarà parecchio da sorridere. Pronti ragazzi, nuova giornata. Oggi stiamo lasciando Sengkang, questo è l'hotel Al Salam dove siamo stati benissimo in questi giorni, e Sengkang è stata una tappa incredibile, quindi se vi siete persi quello che è successo qui andate a guardare il video precedente perché è stato fantastico proprio immergersi nell'umanità e nel questo stile di vita molto differente dal normale, perché le persone qui vivono proprio sul lago in mezzo all'acqua, è una cosa pazzesca. Oggi però lasciamo questo luogo magico. Sì, siamo diretti, in realtà la nostra tappa finale sarà Rantepao, però è un po' lontana, ecco. Diciamo. Sarà un po' tosta come tappa da raggiungere in giornata, quindi probabilmente dovremo spezzare in due il viaggio. Ci sono due vie alternative per raggiungere Rantepao, una che va verso est, quindi verso Palopo sulla costa, e da lì poi sono 2 ore di strada di montagna che sale, oppure l'alternativa è andare verso ovest, quindi sulla costa ovest, e da lì incrociare la strada principale che da Makassar va proprio a Rantepao. Ci abbiamo pensato un po' in questi giorni, ci siamo anche un po' informati qua nella zona, abbiamo chiesto consigli e ci hanno detto che andare a Palopo da qui è molto più semplice. Quindi è quello che proveremo a fare oggi, anche se sono circa 4 ore di viaggio. Viaggio risolto ragazzi, ci sono tutti i signori che ci stanno aspettando, adesso saremo in macchina, abbiamo trovato il passaggio per andare fino a Palopo con questa macchina condivisa. Dov'è Angela? Non si vede, eccola. Pronti? Facciamo il selfie col signore. Ah. Very good. Very good. Thank you. Non so ragazzi, abbiamo preso il passaggio super in fretta stamattina, ma eravamo molto pronti, nel senso che siamo passati di fronte al posto in cui si prendono queste macchine condivise diverse volte in questi giorni. Siamo stati 4 notti, quindi credo che sia una sorta di piccolo record per un turista a Sengkang. E ci conoscevano tutti quanti. Cioè noi passavamo e dicevamo ciao Italia, ciao Italia. Sapevano già dove dovevamo andare. Sì, la prima volta che ce l'ha detto lui. Cioè, andiamo che vi porto. Sapevano già tutto. E quindi è stato facile anche questo, no? È stato bello perché in questi giorni si è creato un bel rapporto con le persone, perché alla fine la via principale è una e ne passavamo avanti e indietro tipo 5-6 volte al giorno, no? Quindi ogni volta parlavamo una battuta, una cosa, una parolina nuova in indonesiano. Quindi si è creato un bel rapporto e alla fine ci è sembrato anche giusto prendere questa macchina stamattina. Sosta per la raccolta della merce che ci portiamo, perché non si trasportano soltanto persone ma anche varie cose. Adesso siamo pieni perché oltre all'autista ci siamo in 4. Avevamo sbagliato perché in realtà c'era ancora un posto e non lo sapevamo, perché la ragazza qui si è seduta proprio sul bracciolo. Ora siamo in 6 in tutto. È cominciato a piovere bello forte. Colpo di scena, hanno tolto tutti i bagagli, le merci che stavamo trasportando e hanno tirato fuori 2 sedili, quindi ci sono altre persone che stanno per salire. Adesso la domanda è: dove metteranno tutte le cose che c'erano dietro? Che baule era strapieno. Ci stiamo fermando praticamente ogni 10 minuti, quindi sarà un lungo viaggio. Comunque alla fine abbiamo deciso di prendere lo stesso una macchina condivisa perché abbiamo proprio la sensazione che nessuno ci stia prendendo in giro, no? Diversamente da, insomma, è successo in tante occasioni di... Signore, tanto sale, sistemare tutto.
è successo in tante occasioni, no, di sentirci un po' presi in giro in quanto turisti, magari ti fanno il prezzo assurdo, eccetera, eccetera. In questo caso invece c'è proprio un'onestà che vediamo, e quindi ci sta, perché no? Perché non contribuire, insomma, nel posto in cui ti trovi? In questo caso spendiamo 5 euro per fare 200 km, quindi cioè comunque molto molto onesto, economico, e va bene così. Siamo arrivati, ragazzi, dopo 5 ore di macchina, finalmente siamo a Palopo. Questa è un po' la zona della stazione. Si vede addirittura un autobus, è il primo autobus che vediamo da quando siamo arrivati a Sulawesi, perché per il resto, vedete, riusciamo a spostarci con le macchine o con i pete-pete, che sono i biagioni azzurri, blu e rossi. Qua c'è un ingorgo, intanto c'è un bel casino. Abbiamo deciso di stare qui una notte, così poi domani possiamo spostarci e andare invece verso i monti a Rantepao. Rantepao, esatto. Quindi adesso cerchiamo un posto per dormire e anche qualcosa da mangiare, che si è fatta anche una certa. Primo posto, qua c'è da suonare la campanellina, che è qui dentro col cavallo. Bell. Allora, Google Maps. Fatto, ragazzi, trovato immediatamente. Praticamente siamo andati in un posto che si chiama Coast, con la K. Hello! E questi Coast sono delle sorte di appartamenti, e non lo sapevamo. Quindi abbiamo comunque, insomma, usato la campanellina. Siamo entrati, abbiamo chiesto, ma in realtà il ragazzo ci ha detto che affittano al mese. Vabbè, gli abbiamo chiesto per una notte se era disponibile, ha controllato e ci ha dato la camera. La camera molto basic, ancora non era pronta, quindi comunque poi torniamo. Adesso abbiamo lasciato soltanto gli zaini. E a un certo punto gli ho chiesto: quindi quanto costa la notte? Ha detto: ma secondo te quanto costa? Ha detto: non è 100.000. Ok, 100.000, va bene. Cioè, perché comunque una camera molto basic, 100.000, poi sono 6 euro. 6 euro. Sì. Quindi a posto così, presa la stanza, andiamo a farci un giro. Da quel lato della strada c'è la moschea nascosta dagli alberi, ma si sente il canto in sottofondo, e di fronte invece c'è una chiesa con una statua dedicata a San Michele, che sta combattendo contro il drago. Una statua, tra l'altro, gigantesca, enorme, qua davanti sulla facciata della chiesa. All'alba delle 3 di pomeriggio abbiamo trovato che cosa mangiare oggi. Abbiamo preso il riso giallo Nasi Kunming. Kunming è la città in Cina, in realtà. Kunming, lo so leggere. E poi l'immancabile gado gado. Gado gado con la salsa di arachidi. Allora, in realtà, ragazzi, dopo un po' di tempo ci stiamo un po' rendendo conto che non c'è tanta varietà nel cibo, diciamo, soprattutto se non si vuole mangiare troppa carne o troppo pesce, si trova alla fine non tantissimo. Ma soprattutto il problema numero uno che stiamo riscontrando è che spesso in questi piatti, va bene, che sono sempre più o meno gado gado o riso con qualcosa, spesso non ci sono tante verdure dentro. Cioè, c'è tantissimo uovo. Infatti qui, per esempio, c'è l'uovo in due versioni diverse: versione tipo frittatina sfilacciata e versione uovo sodo. E poi c'è il riso, cioè manca proprio un po' di verdura. Il gado gado c'è qualcosina in più, ma praticamente sono cetrioli. Sono il massimo delle verdure verdi, o comunque la soia, ma ecco. Sì, verde. Oh, c'è una carota! La carota, allora, ragazzi, oddio, questo è momento prima... rarissimo. Esatto. Abbiamo la carota. Però ecco, sì, questo un pochino, dopo un po' dici, senti un po' la mancanza. Più verdure ci vorrebbero, eppure i mercati sono proprio pieni di verdure, quindi se ne usano proprio poche nelle ricette, diciamo, tradizionali. Palopo oggi è una città che è principalmente un punto di passaggio, infatti anche per noi sarà un punto di passaggio poi per infilarci domani tra i monti, perché da qui parte una strada che risale tutta la montagna, si arriva ad un passo, una strada che, vedendola sulla mappa, ti fa già venire il mal d'auto solo a guardare la cartina. Ma in passato era un centro molto importante, soprattutto durante il regno Luwu, e abbiamo visto questa mano gigante che tiene questa spada, che è proprio il simbolo di questo regno del 1600. È particolare sta spada, sembra tipo una pistola, perché ha l'impugnatura tipica da pistola, ma poi è una spada, è una spadola.
Questa moschea appartiene sempre al periodo Luwu, è una delle più antiche di tutta l'Indonesia, quindi costruita nel 1600. Ha i muri spessissimi, sono spessi circa 94 centimetri. Aspetta, che qua c'è? C'è un guarda qua che sta pubblico. Ciao mister. Cosa fa in Indonesia? No, English, English. Ah, thank you. Non avevamo portato niente, quindi non potevamo entrare. Una signora gentilissima mi ha procurato questo per poter entrare, quindi adesso siamo all'interno di quella che è la moschea più antica di tutto Sud Sulawesi. Spesso qui in Indonesia i momenti sono abbastanza concitati perché ci sono tanti bambini che magari ti urlano, ti salutano, e in più le persone che ci tengono a farti vedere tutto quanto, quindi bello da un certo punto di vista, incasinato dall'altro. Però il signore della moschea ci ha detto, perché siamo riusciti un po' a comunicare con il traduttore, che non si può dire di essere venuti a Palopo se non si è prima entrati, cioè finché non si è entrati nella moschea antica. Quindi noi siamo ufficialmente adesso veramente a Palopo. Siamo venuti al mercato tradizionale di Palopo. Qua ci sono un po' di persone che girano anche in motorino e con i risciò. E signore, ma che peperoncinata, tantissimi. Anche le melanzane belle. Hello. Anche qua le signore vendono il pesce secco, i pesciolini, i piccoli piccolini. Signore, pomodori però li abbiamo già comprati, dolcetti. Sì, come dicevamo appunto, ci manca un po' di verdura bella fresca, visto che non ce n'è tanta dentro i piatti, allora abbiamo comprato un po' di cose. Siamo venuti al mercato apposta per quello, abbiamo comprato una papaya per ora e dei pomodori, quindi mi sa che la cena oggi va così. Eh sì. Ah, questo è tempe. Abbiamo trovato il tempe al mercato, lo vendono confezionato sotto vuoto. E anche così. Nella foglia di banana. Sì. Ah, lo sto tagliando la signora. Vedi, guarda. E andiamo nel Milagro e... Bello, eh? Sì. Soia fermentata avvolta nella foglia di banana. Qui poi ci sono tutti i secchielloni pieni di tofu. Abbiamo comprato anche un casco di banane perché vendono le banane così, devi comprare tutto il casco con il filo attaccato. Assaggiamo come sono. Allora, per questo casco di banane 50 centesimi. Sì. E la stessa cosa la papaya grande 50 centesimi. Buona? Che te lo dico a papà. Dolcissima. Cena di stasera, abbiamo già tagliato la papaya che è dolcissima, abbiamo le banane, i cracker, abbiamo già fatto fuori i pomodori e questa è la nostra stanza. Come ha detto Paolo prima, semplice, ma abbiamo tutto quello che ci serve, quindi stasera ci siamo rifugiati qui. Eravamo un po' stanchi, cotti, e poi oggi tornando c'erano tutti i bambini che ci seguivano, ci salutavano, ci urlavano, ci siamo un po' rifugiati qui nel silenzio. Buongiorno ragazzi, stamattina la colazione non era inclusa, quindi siamo venuti a prenderci un caffettasso e anche il tè. Abbiamo trovato questo bignè ripieno di crema, l'abbiamo già assaggiato, diciamo che ha qualche giorno, dai. Diciamo davvero? Che ha qualche giorno. Io non l'ho ancora provato. Però è buono, questo è il mio morso. Tocca a te, Angela. Però dopo che me l'hai venduto così, lo so, vuoi mangiare. Com'è? Fragrante? No. Non fragra molto. È morbido, diciamo. Buono però, buono. Oggi ci siamo svegliati con l'autostop nelle vene, esatto. Ci proviamo, allora andiamo 2 chilometri sulla strada che proprio esce dal paese ed è l'unica strada che poi va verso le montagne, va verso l'Antepao dove noi dobbiamo arrivare e quindi lì cerchiamo di prendere il passaggio, vediamo come va. Allora, la questione è che ieri quando siamo arrivati al terminal abbiamo visto un po' facce poco affidabili, insomma abbiamo chiesto i prezzi, quali sono un po' così, ecco qua, se ieri avevamo la sensazione di essere trattati divinamente, qua invece la sensazione è quella un po', perché ci avviciniamo a luoghi che sono un pochino più turistici, pochino, non tanto pochino, perché Toraja, cioè la zona di Rantepao dove stiamo andando, è la seconda meta più visitata di tutta l'Indonesia dopo Bali, quindi è molto gettonata, quindi oggi ci proviamo e facciamo autostop. Due bambini sono usciti da scuola correndo per darci il 5, si vedrà nel time lapse un millisecondo in cui arrivano questi due bambini a prendere il 5, è assurdo. Siamo arrivati alla strada che va diretta verso
Rantepao, ma qui ci sono solo macchine condivise, anche qui taxi condivisi. Vedete tutti Rantepao. 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 Convinta la signora? Lima Pulu? Lima Pulu, very good. Bye bye. German, English. Italy. Italia. Italia. Yes, yes. Siamo partiti, c'è anche un bel pelo qua davanti sul cruscotto. Siamo tutto in otto su questa macchina che davanti tra l'altro ha tutti vetro distrutto. Nel frattempo nello schermo là davanti c'è qualcuno che fa zumba. Noi invece siamo qua dietro, noi e i bagagli, tutti belli stretti. Questo era meglio non mangiarlo il buco con la crema stamattina. Le curve saranno importanti, bisogna capire anche che cosa sia quel bombolotto. Non ho mica capito, con dei numeri. C'è tipo un timer, sembra una bomba. Oh, non lo so, sarà il turbo? Ci sono dei passi che ti smuovono le viscere, intanto stiamo cominciando a salire di brutto. Che poetico che sei, mamma mia. Ci sono dei passi dietro che è una roba incredibile, ci stanno scoppiando le orecchie. Sono dovuti mettere un pochino più avanti così l'effetto è un po' diverso, ma qua dietro ci sono i subwoofer che fanno e ti entra proprio nel cervello. L'atmosfera che c'era lungo la strada dove abbiamo preso questo passaggio era completamente diversa rispetto a quella della stazione centrale degli autobus. Là non ci era piaciuto molto come ci avevano trattato, il comportamento. Una brutta sensazione avevamo avuto, sinceramente. Allora ci siamo spostati fuori e sulla strada dove avremmo dovuto fare autostop, in realtà ci siamo accorti che erano tutti lì. C'erano tipo una decina di macchine condivise, pronte a partire, quindi sarebbe stato praticamente impossibile riuscire a trovare un passaggio lì. Quindi siamo saliti in questa macchina dove tra l'altro erano tutti gentilissimi, simpaticissimi, ci hanno dato il 5, ci hanno fatto le foto, i selfie. Quindi un'atmosfera molto molto diversa e abbiamo speso 50.000 a testa, mentre in centro ce ne chiedevano 80, quindi la differenza di 30.000 che sono circa 2 euro. Piccola pausa, abbiamo raggiunto la parte più alta della strada, siamo proprio in alto, là in fondo ci sono tutte le montagne coperte dalle nuvole, guarda qua la vegetazione com'è fitta e da questo lato alcune case costruite proprio al lato della strada. Io dico solo meno male siamo fermati, perché cominciamo a avere un po'... Il vignè tornava. Con la musica che tira in bomba nel cervello, l'altitudine, le curve... Te patatine potavi. Ragazzi, questo è comunque il posto della sosta, vi faccio vedere un po' i bagni, perché queste cose sono sempre molto interessanti. Questi sono i bagni a disposizione. Beh, siamo tra le nuvole adesso, è cambiato totalmente il clima, ha anche cominciato a piovere. Siamo quasi arrivati, le signore stanno prendendo le banane fritte qui fuori, direttamente arrivano dalla signora alla macchina, ecco qua, comprate. Abbiamo lasciato una signora, ragazzi, in mezzo al nulla. Siamo tra le stradine più assurde di questa zona, delle manovre incredibili per entrare qui dentro, tra queste case tradizionali, e adesso scendiamo, strada strettissima. Ah, che manovre! Oh, forse ce la facciamo. Meno male che sta macchina è 4x4, ma lui è l'altro di Marco!
No, abbiamo sbagliato strada. No. Di là dovevamo andare. Oddio. Forse ce l'abbiamo fatta. La macchina. Mi tengo tanto qua. Qua c'è il signore, mi ha detto Toragia, qua c'è la gente vera. Sì. Guarda che case, guarda lì. Foto? Ah, ok, mi stai dicendo di inquadrare, perché è beautiful. Beautiful, very good. Ci sono tanti dubbi sulla strada, ecco. Adesso destra. E fu così che si perse. In mezzo alle lande desolate. Ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati a Rante Pao. Una bella avventura per arrivare fino qui. Hello. Cominciamo a notare cose particolari qui. Questo è un hotel, per esempio. Adesso noi andiamo a cercare un posto per dormire. Cominciamo con un posto che si chiama Maria. Vediamo cosa dice Maria. Abbiamo già trovato la nostra casetta per i prossimi giorni qui da Maria. Questa è la nostra stanza, che è un mini appartamento praticamente, perché siamo isolati da tutto il resto, quindi siamo qua da soli. Ma non siamo da soli, perché ci sono un sacco di pollastri dappertutto. I galli, domani mattina ti voglio vedere. Infatti, questo è un po' il punto un po' negativo, sono proprio tutti qua dietro, tra l'altro. Quindi mi sa che domani ci svegliamo presto, sì. Che va bene, perché comunque ci sono tante cose da fare. Vedere il geco che sale, questa è la stanza. Azzo, proprio ci danno, Questa è la stanza, è un po' abbastanza basic come tutte le altre. Abbiamo addirittura però il lavandino, cosa che mancava ultimamente, e questo è il bagno. Abbiamo anche la televisione, cioè cosa vuoi di più della vita, dai! Il tempo di entrare in camera, ragazzi, siamo crollati, siamo addormentati, si sono fatte le 5 e tra l'altro siamo a stomaco vuoto. Adesso andiamo a fare un giro a Rante Pao, che è il centro principale della zona di Nord Toraja. Questa zona si divide in due parti, Nord Toraja e Tana Toraja. È tutta questa regione che comprende entrambi questi due distretti, è una zona incredibile. Vista così potrebbe sembrare una qualunque strada principale di una città trafficata, in realtà siamo su un altopiano e lo testimoniano tutte le strade che abbiamo fatto per venire fin qui, che ci hanno fatto venire anche un po' di mal di stomaco per tutte le curve, perché siamo saliti e adesso siamo a 800 metri, quindi questa zona, anche se non sembra vederla adesso, è in realtà molto isolata perché è circondata dalle montagne. Essendo il centro principale della zona, qua c'è tutto, quindi ristoranti, posti per dormire, i trasporti passano tutti da qui. E da qui si può partire per esplorare tutta la zona. Ragazzi, ho tanti di quei punti segnati su Google Maps da visitare. Mamma, che casino! Quindi c'è tantissima di quella roba che probabilmente prenderemo il motorino per un bel po' di giorni, perché servirà molto. Questa è la piazza principale di Kota Rante Pao, cioè la città di Rante Pao. È la piazza dove c'è tutta la vita, soprattutto la sera. Adesso siamo nel tardo pomeriggio, quindi iniziano ad arrivare un po' di persone, ci sono un po' di bambini, ci sono i giochi, ma soprattutto ci sono i simboli proprio della cultura dei Toraja, che è la popolazione che vive qui, come il bufalo fondamentale nella loro cultura, soprattutto quello albino, che è rappresentato qui da questa statua. Là dietro invece c'è la statua di un eroe locale che rappresenta appunto la forza e il coraggio di questa popolazione, ma soprattutto quello che attira di più l'attenzione sono... Hello. Paolo. Hello. Your name? My name is Ayunda. It's Ayunda. Hello. Angela. Hello. Dicevamo che quello che attira di più l'attenzione sono questi tetti, i tetti di queste case tradizionali che abbiamo visto anche venendo qui, che l'autista si è fermato apposta per farci fare un'immagine, una foto. Hanno la forma di una barca e sono in realtà il simbolo di tutta Sulawesi. È il motivo per cui Sulawesi è diventata famosa soprattutto tra antropologi e studiosi, perché qui vi è appunto questa popolazione che ha delle tradizioni antichissime. È anche uno dei motivi per cui noi siamo qui, perché dovete sapere che un bel po' di anni fa Paolo aveva visto un documentario che parlava proprio dei Toraja, di questa popolazione, della loro cultura e dei riti che portano avanti da generazioni e generazioni. Quindi anche per quello che siamo così curiosi e felici di essere qui. Sì, ragazzi, cioè io ero sul divano a guardare la BBC e vedere questo posto
E allora lì ti crei tutto un mondo, no, che vorresti visitare, te lo immagini in un certo modo. E poi, insomma, si creano delle aspettative. Questa cosa non è sempre positiva, ma Sulawesi un po' ci ha stupito fin dal primo giorno. Quindi le aspettative sono sempre state meglio. No, la realtà è stata meglio delle aspettative. Speriamo che sia così anche qua. Ci sono queste macchinette telecomandate con i bambini dentro che sono tipo imbambolati, che si girano e li guardano a destra e a sinistra. L'atmosfera in questa piazza è molto bella, molto gioiosa, perché vengono qui, si ritrovano tutte le famiglie la sera col freschetto, visto che il sole ormai sta andando giù, e sei in mezzo a questo spazio gigantesco con i giardini e le case tradizionali. Ci siamo messi in un posto tranquillo, ragazzi, per raccontarvi un piccolo retroscena. Tutte le volte che i bambini ci vedono, ma anche gli adulti molto spesso, cioè ci chiamano o ci urlano la parola bule. Bule vuol dire, diciamo in indonesiano, straniero. Cioè ci chiamano tipo, ehi, bianchi, stranieri. Allora, sentendolo molto spesso, ci siamo chiesti, ma sarà una cosa offensiva oppure no? Per esempio, gringo in Messico non è che proprio sia una cosa tanto positiva. È mediamente, cioè diciamo, può essere buono, può essere tendenzialmente cattivo, no. Insomma, allora abbiamo chiesto a un po' di persone per capire un po', no, quale forse il sentimento verso questa parola. Ci hanno tutti detto che in realtà non è assolutamente una parola negativa. È più una parola neutra per indicare chi viene principalmente dall'Europa. Questa parola in realtà è un retaggio del colonialismo. Quando le persone più ricche, che venivano appunto dall'Olanda o dal Portogallo, vivevano nei boulevard, quindi in queste vie dove avevano le case più ricche. Sappiamo che in Indonesia piace molto accorciare le parole, quindi anche quando dici te limakasi per dire grazie, dicono makasi. O limakasi, tagliano un pezzo. In questo caso hanno accorciato la parola. La boulevard è diventato bule. Quindi ci chiamano bule. Bule, quindi non è una cosa dispregiativa, anche se fa un po' strano. Non è dispregiativo, ma fatto sta che diciamo sottolineano il tuo essere diverso. Esatto. Quindi vabbè, anche lì c'è tutto da disquisire. Su, quindi i bambini te lo urlano con questa vocina. La scuola, cioè le scuole che si girano le proprie bambine a urlare. Ma sono contenti e felici, sì. Quindi comunque non è una cosa negativa. Fatto sta che appunto... È strano sentire. Mentre a Bergamo c'è il rondò delle valli bergamasche, qua invece abbiamo il rondò della valle di Toraja, quindi questo simbolo è anche in mezzo alla rotonda ed è il punto centrale di Rantepao. Io e Bufala, che mi sta dando un bacetto, vi raccomandiamo di vedere i prossimi video, ragazzi, che saranno pieni di sorprese. Quindi se volete iscrivetevi al canale, se non volete non iscrivetevi al canale. Ma scusa, mi hai sostituito con Bufala? Ti qua. Ho sostituito con la Bufala. E qua i bambini urlano tutti, abbraccioni di gruppo. Urliamo anche noi.